Ciao, bentornato sul canale YouTube dell'Associazione Culturale Maggiolina. In questo video che dedichiamo al corso di base, vediamo ancora delle operazioni che si possono fare col nostro desktop, con lo sfondo del nostro desktop in particolare, perché oggi abbiamo voglia di cambiare l'immagine che abbiamo sullo sfondo del nostro computer. Come si fa? Vado in un punto qualsiasi del mio sfondo sul nulla, quindi sulla mia immagine di sfondo sul nulla, e premo il tasto destro. Così mi appare il menu di scelta rapida che mi dà la possibilità di scegliere impostazioni del mio sfondo. Vado su personalizza e mi si apre questa finestra. Questa finestra regola lo sfondo, le impostazioni dei colori, dei suoni che io ho quando sono al computer. E c'è da fare una distinzione. C'è la possibilità di impostare un tema, cioè dirsi cambiare lo sfondo, cambiare i colori delle finestre e cambiare anche i suoni, quindi cambiare un insieme di cose, quindi l'aspetto del mio computer in generale. E qui ci sono un paio di temi predefiniti di Windows. Cosa vuol dire? Temi, quindi impostazioni di computer già presenti nel tuo computer all'inizio quando l'hai comprato, cosicché se ci fai caso io sul mio desktop ho questa immagine gialla con una piramide con triangoli gialli, oppure c'è la possibilità di avere linee e colori, questi qui che poi vedremo, oppure c'è la possibilità di vedere dei fiori. Intanto vediamo una cosa. Il primo, questo che io ho preimpostato Windows, c'è un'unica immagine. Cosa vuol dire? Vuol dire che il mio sfondo avrà sempre questa immagine gialla, mentre invece questo linee e colori o anche fiori si compone di più immagini. Vuol dire che l'immagine dello sfondo del mio computer varierà dopo un certo periodo di tempo. Cominciamo a provarlo. Scelgo questo, linee e colori. Lo clicco, qui è cambiato l'immagine che io avevo come sfondo. Se vado a chiudere il mio computer, la mia finestra di personalizzazione dello sfondo, chiudo, sul desktop mi trovo questa immagine. Quindi lo sfondo del mio desktop è cambiato e soprattutto, siccome questo tema si compone di più immagini, dopo un certo periodo di tempo, dopo qualche minuto, questa immagine cambierà a favore di un'altra. Proviamo ancora. Tasto destro in un punto vuoto. Personalizza. Si apre la finestra di personalizzazione dello sfondo e posso andare a scegliere questa volta il tema dei fiori. Clicco. Qui sotto è cambiato lo sfondo del desktop, ha avuto un altro tema. E ti faccio notare anche questo, guarda. Vediamo questo colore qua. Questo è il colore delle finestre. Questo è sul rosa al momento. Se io torno su linee e colori, quello precedente è diventato azzurro. Quindi è cambiato, perché dicevamo il tema cambia lo sfondo, ma cambia anche tutti i colori delle finestre del nostro computer. Proviamo quello giallo che avevo prima a vedere. Ecco, vedi che è cambiato anche il colore qua sopra. Quindi il tema vuol dire che cambia tutte quante le impostazioni per mantenerle, per far sì che stiano bene insieme, diciamo, si sono cambiati i colori. Torno a rimettere i fiori. Perfetto, chiudo la mia finestra di personalizzazione dello sfondo del desktop, ritorno sul desktop del computer e in questo momento ho questo sfondo con questo fiore che tra qualche minuto cambierà a favore di un altro fiore. Sempre. Ma c'è di più, torniamo nella personalizzazione dello sfondo, quindi tasto destro del mouse, personalizza. E siamo tornati nella zona di personalizzazione dello sfondo.
decidiamo che fiori mi va bene, il tema dei fiori mi piace, ma voglio cambiare le immagini, non tutte le immagini previste nel tema dei fiori mi piacciono. Quindi agisco e personalizzo ulteriormente, quindi questa è una personalizzazione speciale, proprio personale della persona che usa il computer, quindi non una cosa standard, ma andiamo a modificare a nostro piacere le cose. Clicco su sfondo del desktop e mi vengono fatti vedere degli sfondi del desktop di Windows. Qui c'è un'impostazione, sfondi del desktop di Windows. A questo punto io potrei, sposto un attimo la mia finestra, eccolo qua, a questo punto io potrei scegliere delle immagini. Allora, intanto, queste con il segno di spunta, con il visto, sono i fiori che si susseguiranno sul mio desktop ogni 30 minuti, perché questo è il tempo. Quindi, tutte le immagini selezionate con il segno di spunta all'interno verranno presentate sullo sfondo del mio desktop ogni 30 minuti. Da qui, se io premo, posso andare a scegliere una tempistica diversa. 30 minuti va bene. Noi proviamo a fare 10 secondi, tanto per vederlo in funzione. Dico 10 secondi, vado a scegliere salva modifiche, di modo che vengano fissate, che venga fissata questo cambiamento. Continuo a rispostare la mia immagine, eccola qua, e torno sul desktop. Ecco, ora ho un fiore diverso nel mio sfondo del desktop e tra presumibilmente 10 secondi cambierà. Eccolo che è cambiato di nuovo. Intanto che io parlo stanno passando i secondi e quando arriveremo a 10 secondi di nuovo è cambiata l'immagine. Naturalmente 10 secondi è molto poco, di solito appunto i 30 minuti o qualche minuto è utile impostarlo per non continuare a vedersi il computer cambiare continuamente. Torno ancora nella personalizzazione. Allora, tasto destro, personalizza, vado nello sfondo del desktop perché voglio lavorare nello specifico e posso decidere eventualmente di togliere alcune immagini, ad esempio questa non mi piace, cliccandoci sopra la tolgo e non viene più inserita nel ciclo di rotazione delle immagini, quindi questa immagine non c'è. Oppure posso andare a guardare se ce ne sono altre che mi piacciono. In questo caso ho solo queste immagini e quindi potrei scegliere ad esempio questa e attivarla ed inserirla nel ciclo della presentazione. Quindi se io vado a salvare le modifiche, a un certo punto questa immagine entra nel ciclo della presentazione. Facciamo in questo modo, teniamone solo tre. Allora, questa via e questa via. Quindi ho tre immagini selezionate, questo fiore, questa verde e questa qui viola. Facciamo salva modifiche, chiudo per tornare sul desktop e ho la prima delle mie immagini. Passa qualche secondo, arriva la seconda, adesso ci manca quella viola per vedere se effettivamente funziona e dovrebbe impiegare 10 secondi. Eccola qua. Ed ora, siccome ho scelto solo tre immagini come sfondo, dovrebbe cambiarmi nuovamente e ritornare il primo fiore. Perfetto. Andiamo ancora là. Tasto destro, personalizza, sfondi del desktop. Nessuno mi vieta di scegliere un'unica immagine come sfondo e quindi di non avere la rotazione e quindi avere sempre la stessa immagine finché non ho voglia di tornare qui e cambiarla. Questi sono sfondi di Windows che sono presenti sul mio computer. Se guarderai sul tuo computer vedrai che ce ne saranno anche di più. Però potrei anche cliccare qui dove c'è sfondi di Windows, cliccare e vedere che escono delle altre voci, ad esempio su raccolta di immagini il mio computer
va a cercare immagini presenti all'interno del computer e quindi, in questo caso, immagini che posso avere prelevato io da internet. Allora, ne teniamo una sola per fare un esempio, quindi anche queste andrebbero in rotazione e tutto quanto. Decido di tenere solo i cagnolini in bianco e nero. Bene. E mi interessa questa volta valutare questa opzione, riempi. Cosa vuol dire riempi? Vuol dire che se l'immagine in questione, questi cagnolini, dovessero essere più piccoli dello schermo del mio computer, viene dato il comando di riempire lo schermo, in modo i cagnolini vengono allargati e il mio schermo si riempie. Vado a vedere, salvo le modifiche, chiudo e mi trovo che ora i cagnolini riempiono tutto lo schermo, quindi sono grandi a riempire tutto lo sfondo del mio schermo. Voglio cambiare questa impostazione. Tasto destro, personalizza, sfondo del desktop, ho già i cagnolini vistati, quindi col segno di spunta, stavolta invece di riempi, scelgo adatta, scegliamo centra. Vuol dire che l'immagine verrà mantenuta in dimensioni normali, dimensioni originali, al centro dello schermo. Faccio salva modifiche, chiudo tutto ed ecco qua che i miei cagnolini erano grandi così, l'immagine dei cagnolini era grande così, non viene estesa, non viene allargata tutto lo schermo e viene centrata. E attorno c'è lo sfondo nero che eventualmente potrei anche provare a cambiare. Tasto destro, personalizza, provo ad andare a vedere la voce colore, visto che ho intenzione di cambiare lo sfondo, cambia il colore dei bordi delle finestre e della barra delle applicazioni, no, perché questo serve per cambiare questa zona qui di colori, volevo vedere se riuscivo a cambiare il colore dello sfondo. Qui ci sono altri temi, sfondo del desktop, ma non vedo altri comandi per cambiare il colore dello sfondo. Ah, eccolo qua, era sotto, cambia colore di sfondo e qui posso scegliere tra 65 milioni di colori, quindi scelgo un colore, allora qualsiasi, facciamo un verde e poi posso andare a personalizzare la tinta del mio verde, eccola qua, questa è quella che ho scelto, oppure posso scegliere alcuni di questi già preimpostati, dico ok, salva modifiche, chiudo con la X ed ecco che questa volta ho i cagnolini centrati con attorno uno sfondo verde. Un'altra cosa che a me piace fare quando cambio lo sfondo del mio computer è questa. Allora, tasto destro, personalizza. A me piace usare i temi, quindi usare delle impostazioni di varie immagini come i fiori o come linee e colori, però non ho voglia di star lì a personalizzarmela a piacere, quindi prendere dei temi già presenti nel computer. In questo caso io ho questi tre che sono un po' pochini, però c'è una voce qui dove c'è scritto altri temi online, vuol dire che se io clicco il mio computer tramite internet, quindi va su internet e tramite internet mi permette di scegliere degli altri temi, delle altre raccolte di immagini con impostazione relativa dei colori su vari argomenti, ce ne sono diverse, sono preimpostati da Windows, quindi si va su un sito di Windows dove poi posso scegliere dei temi. Ora guardavo se il mio computer arrivava in tempi brevi a farmi questa operazione per farti vedere come si fa a scegliere un altro tema. Vediamo.
il mio computer è un po' affaticato dal fatto di dover registrare delle immagini, registrare quello che dico e anche tutto. Vedi che infatti la pagina non risponde, proviamo a dirgli attendi a vedere se ce la fa. Ecco qua che sta caricando. Bene. Questa è una pagina di Windows, quindi un sito internet di Windows, dove hanno preimpostato, dove hanno preparato dei temi che noi possiamo andare a scegliere. Vedi? Tramonti sul Danubio, evasione, mi dice quante immagini ci sono, 8 per i tramonti sul Danubio, 6 per evasione, qual è il colore della finestra, quindi del bordino là in alto, grigio, geometrie floreali e via dicendo. Ce ne sono tanti che si possono andare a vedere e si possono scegliere, sono di solito molto, molto belli. Questi sono alcuni, però poi qua sulla sinistra tu puoi andare anche a scegliere qualcosa di tuo personale. Ad esempio, a me piacciono le automobili, quindi secondo il tuo gusto, posso cliccare su automobili e mi vengono fuori i temi relativi al mondo dei motori ed eventualmente posso personalizzarne qualcuno. Vediamo cos'altro ci può essere. Proviamo film. E questi sono temi che hanno a che fare con i film. Provo adesso bellezze naturali. Eccoli. Decido di tenere uno di questi temi. Allora, vediamo un po' questo. Vediamo. Mi scelgo. Scelgo gite in bicicletta, 9 immagini nel tema, faccio download, ho scelto giusto un tema coperto dalla mia immagine, eccolo qua. Scelgo download, che significa scaricare, e questo tema, questa composizione di immagini, queste immagini, insomma, arriveranno nel mio computer. Ecco qui che il computer lo sta scaricando, così io posso riportarmi dall'altra parte. Ora è stato scaricato, ci clicco sopra e dopo qualche istante, eccolo qua che è arrivato il mio tema, dopo qualche istante dovrei, come si dice, ricevere il mio tema, adesso eccolo qua, lo clicco e dovrebbe essere applicato al computer, per cui se io chiudo tutto quanto per tornare sul desktop, ecco qua che ottengo il tema biciclette, avevamo detto. Vediamo se cambia sfondo nei 10 secondi o se invece il tema ha una sua impostazione tempistica diversa a quella dei 30 minuti. Sembra che impieghi di più, quindi andiamo a personalizzarlo per i 10 secondi, tanto per vederlo in funzione. Allora, sfondo del desktop, sì, c'erano i 30 minuti, vado a dire 10 secondi, queste sono le varie immagini, allora 10 secondi, salva e modifiche, chiudo tutto quanto e aspetto 10 secondi per vedere cambiare le mie immagini, eccole qua, avevamo scelto biciclette però. Ecco, e con questo è tutto per questo video di oggi. Ah, eccole le biciclette. Ti invito a mettere un mi piace, se ti è piaciuto, a condividere o a commentare questo video. Ti do appuntamento alla prossima puntata con un nuovo video dell'Associazione Culturale Maggiolina. Ciao, buona giornata.